Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. bravissimo, in questo svuota la spesa. Di nuovo siamo tornati di nuovo Eurospin. all'Eurospin, che siamo andati però all'Eurospin di Trigiano. è la sì che ci hanno fatto utilizzare l'applicazione alla cassa, e quindi l'applicazione Eurospin intendo, perché all'Eurospin di Bari, dove facciamo la spesa online, non c'era, non era aggiornato, non lo so. Invece qua sì, mo dopo devo controllare. Siamo andati a prendere qualcosina, soprattutto la candeggina. Dov'è la candeggina, mamma? Prendi la candeggina. Papà ne ha prese due, vero? Questi sono pesanti. Attento a quella bottiglia che è di vetro. Ok, sì. Eccola qua, perché insomma dobbiamo dare una bella pulita e sistemata. Questa costa 1,49 euro, sono 5 litri. Oh, hai preso l'altra e li ha presi due papi. Ok, sì, amore. E quindi quello, volevo un detersivo per lavare a terra. Dove sta mamma il detersivo per lavare a terra? Sta là. Ho preso il disinfettante per farmi vedere. Prendi, prendi. Ok. E abbiamo preso questo qua, che mi sa che costa 1,19 euro, cioè sia col tappo blu che questo verde, e questo è pulito e disinfettato uguale, però freschezza alpina, quindi dovrebbe avere un profumo. E costa, vediamo il disinfettante, amorino, quanto costa? €1,19, sì, dicevo bene. Che abbiamo preso, mamma? I tovaglioli. Ah, a proposito, questi mica ho visto quanto costavano. Questi qua della linea Braciere sono belli cicciosi, cioè sono grossi. 100 tovaglioli sono. Boh. Allora, ma sembrano di più. Dove li troviamo i tovaglioli, mammina? Dove siete? Dove siete? Tovaglioli, 2,99 euro. Vabbè, raga, però sono grossi. E siccome c'ho il rotolone, ma questo è comodo, che quando viene qualcuno usiamo i tovaglioli per il pranzo, per la cena. C'erano ancora i gelati, vero amore? Abbiamo preso questa confezione, che ovviamente abbiamo messo in freezer già, questi alla panna, che a Leon piacciono tanto, e questi a mamma e a papi, che piacciono al limone, sono ghiaccioli al limone, sì. Poi ho già messo anche due confezioni di supplì, quelle dei supplì praticamente, congelati. Quelli li ho messi già nel congelatore, perché sennò si facevano brutti, che oggi fa un caldo, raga, io sono tutta sudata. Cioè, vabbè, facciamo stare. Questi da una vita che non li prendevamo, da tanto tempo, vero amore? Ti ricordi quando Leon era più piccolo? Quanti se ne mangiava di questi, ma soprattutto io? Che buoni! Prima costavano 99 centesimi, ora costi che hanno di più. Questi crackers dell'Eurospin. 1,09 euro, vabbè, dai, si può fare. Queste sono le patatine che, se viene qualcuno, gli offriamo. Forse domani viene la zia Dudi, mamma, con Irene e non so chi altro, per starsi in piscina con te domani mattina, ok? Queste sono le patate, se vogliamo iniziare a mangiare un po' meglio. Ho comprato le patate giusto per fare qualche insalata, qualche cosa. Ho comprato i peperoni, i pomodori ce ne abbiamo assai, pure nell'orto ce li abbiamo. I peperoni 3, magari facciamo con la pasta, vero Leon? Queste sono le patatine che piacciono a mamma. Patatine, cacio e pepe. Ovviamente li prendo quelle che a lui non piacciono, Non ci perché... sono anche per me. No, amore, perché tu al momento non le puoi mangiare ancora le patatine, devi fare... Ma Hai sono per mangiati a il mio Ferragosto? Sì, per il tuo compleanno. compleanno sì, le hai mangiati a Ferragosto, quindi va bene. Il Perfetto. lievito, sì, faccio una focaccia domani se viene qualcuno. Se mi Salve, confermano... buongiorno. Come? O domani o adesso? A domani o adesso, va bene. E quindi dicevo, compro le patatine che a lui non piacciono, così non ci va dietro, e le compro perché le offro poi alla fine se viene qualcuno. Tre panini, ciabattine. Ah, ho preso il provolone, no, questo è, sì, provolone, che profumo, raga, quanto sono buoni i formaggi di Eurospin. Questo 3,21 euro, provolone piccante, boh, pensavo che era pecorino, visto quella parte nera, la buccia nera, Mamma, però, a papà, dove stai fare un andando? servizio, amore, ho Dove? comprato le carote, mamma, si devono mangiare, va bene? Dove?
Dove? Dopo le mangiamo un po' di carote. Mamma, queste le riscalda. Ci mette l'aceto dove? Balsamico. Dove? La glassa ancora meglio. Non lo so, mamma. E quindi niente, sono già cotte, raga. Cioè, state a tagliare le carote, che per alcune sono proprio dure, un casino con quello. Sì, mamma, fanno bene. Non si mangiano i conigli, le carote, si mangiano i bambini e le persone. Si mangiano le carote perché fanno bene agli occhi, diceva mia madre. Agli occhi, quando ero piccola. Questi arachidi non ce li facciamo mancare, perché noi, se c'è gente, facciamo sempre scorta, ne ho fatti due. Ferragosto li abbiamo proprio finiti tutti. E in più ho comprato questo formaggio, così insieme al provolone piccante c'è anche il provolone dolce. E lo affettiamo domani, ci abbiamo amici, facciamo un aperitivo con questo provolone, boh, patatine. È vero, Tomastro? E prendi anche quello, una cassa di acqua della Blues da 1,5 litri. Due, prendimene solo una, amore. Due bottiglie di gassosa, sì, due, però facciamo vedere una. Per fare l'ugo, perché dopo mi dovrebbe arrivare da Amazon lo shake, quello d'acciaio professionale, lo per shakerare i cocktail. E quindi domani facciamo l'ugo così. Sì, sì. Infatti ho comprato questo, anche se stava ancora in offerta, come prosecco, vino spumante brut, ribolla gialla, che l'abbiamo bevuta anche a Ferragosto, molto buona. Quindi questo, gassosa, sciroppo di sambuco, menta e ghiaccio. E facciamo l'ugo. Che altro manca? No, avevo detto lo sciroppo di sambuco. È vero, Topolì! Ora, che cosa dobbiamo fare? Quanto abbiamo speso per questa spesa? 41 no, euro e... euro. E questo che cos'è? 50. 41,50 euro. Tondi tondi. E che la gassosa costa 89 centesimi. La ribolla gialla sta ancora in offerta a... 2,39 euro, quindi si può fare anche perché il prosecco, cioè io mi ricordavo prima costava anche 1,99 euro quello semplice semplice, no, 3 euro 3,50 euro. E quindi che cosa sono, cioè voglio dire, manca una qualità. E ho detto vabbè, prendo questo ribolla gialla, che era quello che costava di meno, poi per fare il cocktail va bene qualsiasi cosa. Che c'è? Ora facciamo il bagno in piscina, anzi lo fai tu, mamma, perché mamma deve cucinare adesso. Se no poi che cosa ti mangi? Sempre panini? No. Devi mangiare la pasta oggi, vero? Perché stasera raccontiamo. Con... Ma... E con i peperoni, mamma, fai i peperoni. Sì. Ok. Senza pepe. No, 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 matte pepe, no, no. Ti fa quelli buoni, questi qua. Quelli che formaggio. Quelli che ti piacciono a te, sì. Che l'altra volta glieli feci quelli che comprai già arrostiti da Eurospin. No, non vanno bene con la pasta, meglio questi. Che poi li faccio a fettine sottili, li metto in padella con un po' di olio e sale, basta, magari due capperi, a lui non danno fastidio. E un po' d'acqua li faccio cuocere e poi niente, li frullo nel frullatore e ci metto la pasta. Faccio tipo un sughetto, crema di peperoni. E poi lui ovviamente sopra ci mette formaggio che gli piace. Buoni, vero amore? Però mamma oggi si deve mangiare soltanto un cocomero, perché questi giorni ieri abbiamo mangiato assai. Poi siamo andati alla pizzeria da papi ieri sera. E stasera dobbiamo andare, dove dobbiamo andare? Sentiamo. Le giostre è a Pipes. Alle giostre che sta a Trigiano. Trigiano, perché c'è la festa patronale. A e lo portiamo alle San Rocco, Ronco è un'altra cosa, ma Melvino. San Rocco. E lo portiamo alle giostre e poi andiamo al Pipes, che è un pub che sta a Trigiano, è l'unico pub decente. Decente, proprio buono, a me piace, ci vado raramente perché non capita, ma ci dovrei andare più spesso. Non facciamo tanta vita mondana noi. Che papi lavora in pizzeria la sera, quindi poche volte riusciamo ad uscire in questi posti. E smettila. Sì. E niente, quindi andiamo là. Va bene? Sì. Allora, salutiamo, diciamo, da questo video Svuota la spesa Eurospin. Vi salutiamo, per rivederci al prossimo.
prossimo video. Iscrivetevi al canale, ci sono, ce lo dimentichiamo sempre. Ciao.